caloroso saluto a tutti voi, pescaresi e non. Sono qui per informarvi del fatto che in città già da un po' è in atto un gioco. Un nuovo gioco, The New Game, il Viale Marconi Game. In giro per la città troverete molti di questi bigliettini. Fate molta attenzione. Sette rotonde, con dei giochi da superare. L'obiettivo è arrivare dalla prima rotonda all'altezza di Corso Mantonè fino a quella della Gippone, sani e salvi. La prima rotonda, occhio al kebab bar. Non prendete la rotatoria troppo larga, se no da kebab a kebot in un attimo. Se lo farete, sarete eliminati. Seconda rotatoria, la corsia è tua. Non invadere la corsia preferenziale degli autobus, anche se troverete la scritta a terra corsia tua. Se lo farete, sarete eliminati. Terza rotatoria, cucù, la scuola non c'è più. Non fermatevi a guardare il liceo Marconi che non c'è più. Ogni vostra distrazione può essere fatale per i ciclisti, che non hanno ancora una pista ciclabile. Fate attenzione, o sarete eliminati, eppure ciclisti. Quarta rotonda, nuvola rossa. Qui l'incrocio col semaforo è solo un ricordo. Dovrete dare la precedenza rispettando la rotonda senza sbagliare. Destra, sinistra, corsia autobus, pedoni. Non alteratevi e non attaccatevi ai clacson per il nervoso. Se lo farete, sarete eliminati. Quinta rotonda, rotonda Jason. Qui non daremo alcol questa volta, daremo dell'acqua. Dopo quattro rotonde già affrontate, sarete più che ubriachi. Il tempo per riprendervi ed affrontare la sesta rotonda. La rotonda prova a prendervi. Una rotonda asfalto su asfalto, dove sarete voi giocatori a decidere cosa è giusto fare. Ma fate molta attenzione, altrimenti sarete eliminati e lo farete da soli. Settima ed ultima rotonda, rotonda Gippone. Arrivare fino a questa rotonda è cosa molto difficile, ma per tutti quelli che ce la faranno ci sarà una grossa ricompensa. Daremo una laurea anche in rotondologia da ritirare all'Università di Pescara. Buon divertimento a tutti. Che il Viale Marconi Game abbia inizio. La radicale trasformazione di Viale Marconi vista con l'ironia tipica dei pescaresi. Ma il problema è decisamente serio e lo si comprende da come una cospicua parte di quel pezzo importante della città, tra residenti e soprattutto commercianti, ritiene il progetto assolutamente penalizzante. In sostanza, di cosa stiamo parlando? Un'arteria, asse portante di Pescara Porta Nuova, lunga poco più di 1,5 km, divisa in 4 corsie, 2 riservate ai mezzi pubblici, 2 alle auto private, con il contrappunto, come ha spiegato in maniera ironica il video all'inizio, di ben 7 rotatorie che vanno a formare una sorta di treccia, dove l'autobus, dopo aver attraversato al centro la rotonda, va ad infilarsi nella corsia ai margini del marciapiede e dove l'auto privata, che nel frattempo ha dovuto circolare intorno alla rotonda stessa, deve infilarsi nella corsia centrale, questo in direzione nord-sud. Corsie invertite in direzione sud-nord. Chiaro? Non proprio, visti i diversi incidenti già avvenuti, ma si dirà è questione di abitudine ed intanto niente piste ciclabili, parcheggi in aree dedicate non più a bordo strada, con l'inevitabile ira funesta dei commercianti,
banchine senza alcun tipo di riparo, ma presto saranno installate pensiline e di quel corso che molti ricordano come una via nobile, quasi quanto Corso Vittorio Emanuele, non vi è più traccia. Al suo posto, come lamentano in molti, una pista per autisti di autobus che da bambini sognavano di correre in Formula 1 ed automobilisti in perpetuo movimento, troppo impegnati alla guida per chiedersi quanti negozi nel frattempo sono sopravvissuti. Quando io mi sono insediato, ho trovato un progetto esecutivo della precedente amministrazione che prevedeva le corsie preferenziali, perché il Comune di Pescara aveva ottenuto un finanziamento SUS, sviluppo urbano sostenibile, con il quale acquistare autobus elettrici, realizzare piste ciclabili e realizzare corsie preferenziali. La corsia preferenziale è utile perché l'autobus può avere un percorso dedicato e non deve fermarsi dietro le macchine, oppure non deve fermare le macchine quando l'autobus si ferma, perché noi abbiamo bisogno di un trasporto che funzioni pubblico a Pescara, come succede nelle città civili. Certo, certo. E l'asse principale di questo trasporto pubblico è da Montesilvano allo stadio, al tribunale, all'università, l'asse strada parco che poi arriva a Viale Marconi e prosegue fino all'università e al tribunale. Quindi c'erano dei progetti che prevedevano le corsie preferenziali, come c'erano nel piano urbano del traffico. Questi strumenti pianificatori prevedono il confronto con i cittadini, ma questo confronto si fa nel momento in cui c'è l'atto pianificatorio. Non ci può essere il confronto dopo che le opere sono fatte, perché è chiaro che il percorso non si può interrompere nel momento in cui poi l'opera viene realizzata perché qualcuno non è contento di quell'opera. Noi rispetto a quel progetto abbiamo cambiato una cosa, ma ascoltando le persone, c'era la previsione di un senso unico su Viale Marconi. Allora, io i sensi unici li ho fatti 25 anni fa, chi c'era se lo ricorda benissimo che cosa succedeva, quindi so bene che cosa vuol dire il senso unico. Intanto col senso unico devi creare una strada alternativa al senso unico, e non c'era, perché il senso unico funziona come viabilità ma crea in generale tensioni, e certamente più tensioni rispetto a quelle che ci sono oggi, perché io le ricordo quelle tensioni allora. Noi, oltre alle corsie preferenziali, abbiamo pensato che il senso unico non si potesse realizzare su Viale Marconi, perlomeno in questa fase, senza avere un'altra alternativa, e quindi abbiamo introdotto una modifica che era il doppio senso. Ora, la polemica sul doppio senso, mi sembra che chiunque vada su quella strada si renda conto che adesso si percorre molto meglio rispetto a prima. Prima ti fermavi a ogni semaforo, ti fermavi dietro l'autobus, tant'è che oggi... Ma adesso non ti fermi proprio più. No, non... Se ti vuoi fermare strada, non c'è modo. Sulla strada non ti fermi perché la strada serve per camminare. Non ti potevi fermare neanche prima in seconda fila, perché la seconda fila è vietata dal codice. Certo, assolutamente. Però a Pescara si dice, no, ma io mi fermo un minuto e crea un problema al traffico. Il sindaco deve prevedere quello che può essere fatto sulla base della normativa, non è che può prevedere cose che non si possono fare. Ma la corsia preferenziale serve a un'altra cosa, per rendere competitivo il mezzo pubblico rispetto al mezzo privato. Certo. Perché noi abbiamo 120.000 macchine che entrano a Pescara ogni giorno e che inquinano questa città e che creano problemi di parcheggi, di tensioni viarie e così via. Nelle città dove questo percorso è stato già fatto 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, le persone vanno sul mezzo pubblico perché è competitivo rispetto al mezzo privato, risparmiano i soldi, non devono trovare parcheggio e arrivano anche prima, paradossalmente. Allora, io penso che se 40.000 persone entrano da Montesilvano con la macchina, anzi entrano 40.000 macchine al giorno da Montesilvano, una parte di quelle persone noi dobbiamo trasferirle sul mezzo pubblico. Così eviteremo la camera a gas di Viale Bovio, casomai, perché poi noi parliamo della strada parco, ma non parliamo della camera a gas di Viale Bovio, dove veramente
è un safari percorrerla. Noi parliamo di Viale Marconi che oggi si percorre in poco più di 3 minuti, gli autobus sono passati da una velocità di crociera di 17 km orari a 23 km orari su Viale Marconi. Questa la dettagliata spiegazione del sindaco Carlo Masci, ospite di Paolo De Simone a Rete 8 Matinè, ma il comitato che si oppone ha tutt'altra visione. Guarda, ti faccio prima dire l'unica positività di questo progetto, ovvero il guadagno di qualche secondo in più per l'autista della tua nell'attraversare 1,5 km di strada. Il resto è tutta una criticità. Non si cammina più su marciapiede, non si va più tranquilli in bicicletta, non si può attraversare tranquillamente perché da 2 corsie sono diventate 4, quindi è come attraversare a piedi un'autostrada. Rotatorie pericolosissime, senza protezione agli angoli. Non ci sono parcheggi, quindi le attività commerciali non lavorano più perché senza parcheggio non si lavora, è inutile che vogliamo inventarci altro. Non si possono scaricare le merci, ci sono persone che vendono materassi. Dove caricano un materasso? Stava prendendo una multa da 160 euro per caricare un materasso da vendere. Cosa dire di più? Non c'è un albero, hanno tagliato gli unici alberi quasi secolari che c'erano sulla via. Non so più che dire, era una strada poco pretenziosa ma sicuramente fluida e lineare. Adesso non è uno scempio. Tra l'altro un po' l'idea, l'aspirazione era quella di una sorta di Corso Buenos Aires a Milano, però con la differenza che il Corso Buenos Aires ha delle dimensioni magari anche il triplo di quelle di Viale Marconi. Esattamente, soprattutto nel momento in cui si decide di fare 7 rotatorie, magari 7 rotatorie possono essere fatte a Corso Buenos Aires ma non in Viale Marconi perché appunto neanche c'entravano. Hanno voluto fare queste 4 corsie che tecnicamente non c'entravano e per farlo hanno ridotto i marciapiedi a quasi 1 metro scarso, quindi significa che io e te vicini camminando non c'entriamo, dobbiamo camminare in fila indiana. E soprattutto non sono solo i commercianti a lamentarsi di questo progetto ma anche tanti residenti. Assolutamente, allora dobbiamo dire, partiamo da un presupposto, l'urbanistica di Viale Marconi è un'urbanistica anni 60-70 in cui palazzi con 50 appartamenti non hanno garage, ciò significa che 50 famiglie di ogni palazzo non sanno più dove parcheggiare perché o scaricare la spesa o un disabile deve tornare a casa, non può fermarsi, quindi è stato un progetto fatto su carta senza considerare la peculiarità di una via. E nei giorni scorsi anche un corteo di protesta ed altri sono in programma fino a quando non verranno accolte le istanze, come spiega Franco Pasetti, che nel frattempo incassa il sostegno prevedibile di esponenti politici in opposizione alla giunta Masci. C'è una voglia di confronto, c'è una voglia di proporre idee, noi ne abbiamo tante, aspettiamo soltanto che qualcuno ci dia la possibilità di farlo. Ci proviamo ormai da 6 mesi, se questi sono i modi per richiedere ascolto, continuiamo a farlo. Sì, è una battaglia che noi stiamo appoggiando dal primo momento. Io ritengo che questa sia una scelta politicamente scellerata dell'amministrazione comunale perché questa viabilità si può fare in una grande metropoli. Una grande metropoli che ha un'arteria di 10 km per 70 metri larga, allora può avere questa viabilità. Non si spiega a Pescara, cioè l'unico effetto che può produrre questa scelta scellerata è quella di ammazzare il commercio, perché in questo modo tanti disabili, anziani non andranno più in quel posto perché hanno tagliato i parcheggi, non andranno più nei loro negozi di fiducia dove sono fidelizzati da decenni e quindi nel periodo di grave crisi economica, pandemica, il piccolo commerciante, la microimpresa non può che chiudere e un'amministrazione comunale non si può voltare dall'altra parte. Un appello forte, già l'ho fatto e lo rifaccio oggi, è di rivedere immediatamente il progetto e la progettualità. È un progetto fallimentare, disastroso, che calpesta non solo i commercianti, gli esercenti, ma tutti i cittadini, soprattutto i portatori di disabilità. Non si tiene per nulla in considerazione delle esigenze della città e tanto in questo caso quanto sulla strada parco sono due progetti collegati, due facce della stessa medaglia, due facce dello stesso disastro firmato giunta Masci, che non può ignorare quello che sta succedendo oggi qui con questo corteo. Quindi si devono fermare, devono mettersi intorno a un tavolo per rivedere questo progetto e ridare davvero voce ai cittadini che vivono la città,
loro vivono soltanto chiusi nelle loro stanze. Le dimensioni non permettono di fare quello che si è fatto e soprattutto la grande scusa, ormai la parola che si abusa, è quella della sostenibilità. Si dice che questi lavori sono stati fatti per migliorare la sostenibilità. Falso, non c'è traccia di una pista ciclabile che è obbligatoria per le leggi proprio della sostenibilità quando si rinnovano le strade in ambito urbano, e non è sostenibile, non sono sostenibili le banchine per l'attesa dell'autobus. La sostenibilità mette al centro il pedone e invece i marciapiedi sono stati ristretti alla misura minima e anche al di sotto delle misure minime consentite, e si aspetta l'autobus su una banchina di 90 cm senza una copertura, quindi sotto l'acqua, sotto la neve, sotto la grandine e sotto il sole d'estate, senza un minimo di sicurezza. Il problema principale di questa strada è la sicurezza che non c'è per i pedoni che aspettano, per i pedoni che attraversano, per i pedoni che percorrono le strade, perché oggi, non essendoci più aree di parcheggio, sostanzialmente hai le macchine che ti sfrecciano a 50 all'ora accanto, perché hanno tolto anche i parcheggi temporanei. È un sostanziale sfracelo, diciamo, sia a livello di utilizzo sia proprio per la progettazione che c'è stata. Ma questo progetto è migliorabile rispetto ad esempio a queste banchine così senza riparo dove le persone, certo, si trovano? Allora io, e ad esempio anche la questione dei fornitori che hanno fatica, è tutto migliorabile, ci stiamo lavorando, nel senso, ecco, che questo noi è importante. Che cosa hanno fatto nelle altre città? Non è che noi dobbiamo inventarci nulla, no? Perché se uno va a Roma trova le isole salvapedoni dove si fermano le persone per prendere l'autobus, in ogni zona di Roma ci sono le pensiline e noi le metteremo su Viale Marconi, ma il lavoro si sta completando. Per quanto riguarda le corsie preferenziali e la sosta di chi deve caricare e scaricare, che cosa hanno fatto nelle altre città molto più evolute della nostra? Hanno permesso il carico e scarico sulle corsie preferenziali in orari che non creano problemi agli autobus, per esempio dalla sera alla mattina presto, perché poi bisogna anche organizzare il sistema di consegne, certo, in città, certo, perché nelle altre città il sistema di consegne si fa senza creare problemi alla viabilità, senza creare problemi ai cittadini, ci si organizza. Ma un pacco postale la notte come si fa a consegnare? Un disabile quando deve parcheggiare? Allora, il disabile può parcheggiare nelle zone che ci sono su Viale Marconi, non è che non ci sono, perché i disabili hanno i posti previsti dal codice. E su Viale Marconi ci sono, chi dice che non ci sono? Ci sono. Sono distanti, no, non dicono, guardi, che sono molto ma distanti rispetto l'uno dall'altro. Ma rispetto a che cosa? Non è vero. Ci sono dei numeri, cioè una cosa sono le sensazioni e i desiderata delle persone, un'altra cosa sono le previsioni del codice. Il codice della strada stabilisce per esempio quanto debbano essere distanti i passaggi pedonali. E lì su Viale Marconi sicuramente quel codice è rispettato. Dice quanti spazi ci devono essere per i disabili e ci sono, quanto deve essere larga, deve essere largo il marciapiede. Il marciapiede è largo come prevede il codice, non è che lì sono state fatte cose che non sono previste dal codice, ma i desiderata sono un'altra cosa. Ma lei, allora, poi, posso poi, dirle una cosa? Lì sì. Che cosa contestano realisticamente? Quindi il problema del carico e scarico si risolve come nelle altre città, Pescara non è che e anche autobus che spesso si incastrano, no, quello, allora su Viale Marconi passano 100 autobus al giorno su quelle rotatorie, 100 autobus al giorno su quelle rotatorie dove in un anno si è fermato uno o si sono fermati due autobus, 100 autobus al giorno in un anno vogliono dire quanti? Basta fare il conto, ecco, se si ferma un autobus o se ne fermano due, non vuol dire che non funziona il rotatore, vuol dire che forse chi ha fatto la curva non l'ha fatto come doveva essere fatta. Può succedere, è normalissimo che succeda, ma non può diventare quello un motivo di scontro perenne, perché comunque... Ma io credo che la base dello scontro sia l'aver cambiato la... Fermo restando che tutto quello che lei ha detto è nobile, cioè il fine è nobile ed è intoccabile, però è cambiata la natura di quella strada, che era una strada comunque commerciale. Adesso i commercianti non riescono, perché fermarsi lì per andare a un negozio è diventato qualcosa, allora, che noi non è più fattibile. Allora quando noi siamo arrivati, allora, intanto la corsia preferenziale elimina i parcheggi, non è che si possono avere parcheggi sulla corsia preferenziale, e questa è una cosa naturale, e qualcuno lo paga il prezzo di questo, e su questo però c'è sempre una protesta.
ma comunque la corsia preferenziale serve per velocizzare gli autobus e serve per portare la gente sull'autobus, no, perché c'è una filosofia legata a questa che non riguarda la città di Pescara, riguarda tutta l'Italia, si chiama transizione digitale e transizione ambientale. Ecologica. E transizione ambientale. La transizione ambientale vuol dire che comunque bisogna cambiare e quando si cambia si cambia, non è che si può rimanere ancorati al pensiero precedente, certo, è anche un, certo. C'è anche un discorso culturale da affrontare. Non c'è dubbio. Certo, se io fino a ieri mi fermavo in seconda fila sulla strada per andare al negozio dovrò capire che non lo posso fare più e che casomai devo fare 3 minuti a piedi, 5 minuti a piedi per andare allo stesso negozio senza creare nessun problema alla viabilità. Si sente questo refrain, tutti i servizi devono essere almeno entro 15 minuti. Ecco, io a Pescara li vorrei in 5 minuti e credo che a Pescara ci siano in 5 minuti, non in 15 minuti come si parla nelle altre città. Però dobbiamo farlo perché la transizione ambientale la dobbiamo digerire tutti quanti. E sul cambio di mentalità non ci sono particolari opposizioni, anzi, oltre alla semplice protesta c'è anche una proposta come quella della Marconi District. Allora, Marconi District, questo concorso di idee promosso dall'associazione VU Mauro Mantelli, intanto di che si tratta? Allora, questo concorso ha diciamo diverse ambizioni e soprattutto vuole sottolineare diversi punti e diverse questioni. Un'ambizione è certamente quella di riconoscere a questo viale, ma poi all'intero distretto in realtà, che è tutta la parte sud di Pescara, non una possibilità ma centinaia di possibilità che il progetto appunto sostenibile può portare soprattutto per la qualità della vita delle persone. Come è possibile valorizzare la qualità della vita delle persone? Certamente attraverso la conoscenza e il riconoscere il contributo scientifico rispetto alle tematiche appunto della sostenibilità ambientale all'interno di un progetto, cioè noi non possiamo più ignorare la conoscenza appunto che abbiamo su queste tematiche alla soglia diciamo del 2022. C'è un'altra questione poi che ci preme sottolineare con questa iniziativa, che è certamente quello di un principio di responsabilità rispetto a diciamo un criterio di ascolto dei cittadini, ovvero da progettisti non possiamo ignorare la questione legata alla partecipazione e quindi un ridisegnare insieme attraverso le richieste appunto di chi ci ha chiamato, in questo caso il Comitato Salviamo Viale Marconi, rispetto a ridisegnare insieme la città. Quindi il bando tiene conto delle osservazioni che ci sono state fatte, ci sono pervenute appunto dal Comitato che vive ogni giorno questo asse strategico e vive in generale questo distretto, a noi piace definirlo Marconi District appunto, e insieme a queste loro diciamo testimonianze possiamo certamente dare una possibilità progettuale di rilievo per chi vive concretamente questo viale. Un'altra questione legata all'ascolto è certamente quella di governare appunto queste informazioni attraverso la saggezza, quindi attraverso lo studio che noi, che i progettisti faranno, metteranno appunto in pratica quelle che saranno delle soluzioni virtuose appunto di progetti che terranno in considerazione queste questioni anche di rilievo scientifico che sono state tra l'altro fatte in più esperienze anche nazionali e internazionali. Ecco, dunque non si parla solo di riqualificazione della viabilità ma anche di riqualificazione anche urbana un po' di tutto l'asse e appunto come amate definirlo voi di tutto il distretto di Viale Marconi. Sì, quello che ci teniamo a dire è che appunto la questione è più ampia, si tratta di mettere al centro della questione un asse strategico che come è stato detto non è un viale che va da A a B ma è un viale che invece ammette al suo interno più soluzioni rispetto appunto alle esigenze di chi lo vive, chiaramente non può essere definito come un asse esclusivo ma inclusivo della comunità. Questo ci porta a dire che effettivamente quello che noi speriamo di ricevere e che siamo sicuri di ricevere dalle proposte saranno delle proposte che terranno in considerazione proprio il progetto contemporaneo dell'esserci, ovvero un progetto plurale
che non definisca il progetto come una matrice unica, sempre uguale e precostituita, bensì come un progetto che ammetta al suo interno una modificazione anche dell'assetto urbanistico e viario rispetto appunto a delle esigenze che sono poi delle persone e della comunità. Quindi un principio anche legato a appunto alla comunità stessa. Il concorso è aperto a tutti, anche questo è un elemento molto importante, a qualsiasi fascia d'età, per cui sarà anche curioso vedere non solo il lavoro del giovane, piuttosto anche della persona di una certa età che magari conosce questi luoghi perché c'è nato e c'è vissuto. Assolutamente, abbiamo voluto rendere il concorso appunto accessibile a chiunque, quindi a giovanissimi. Delle giovanissimi studenti del mondo universitario, ad esempio, oppure dei creativi o degli studenti di design, oppure appunto dei professionisti che tutti vogliono diciamo magari cimentarsi in questa occasione di confronto e di dibattito sul tema del progetto. Abbiamo lanciato il concorso il 12 marzo, si chiuderà il 30 maggio alle ore 12, tutta la documentazione si può scaricare dal sito bumezzometroquadro.org, c'è una sezione dedicata appunto al bando che si chiama Marconi District, e lì è possibile scaricare tutto e ci sono anche le modalità ovviamente di partecipazione per chi intenderà inviarci appunto una proposta. C'è anche un premio simbolico che ha coinvolto tutti i commercianti di Viale Marconi. Sì, ci sono in realtà tre premi, un primo, un secondo e un terzo classificato. Il primo riceverà la somma di 1.500 euro, il secondo di 1.000 e il terzo di 500. C'è una giuria tecnica che decreterà questi vincitori e poi ci sarà anche una giuria popolare che appunto potrà, al di fuori chiaramente del bando tecnico di concorso, decretare il proprio vincitore menzionando i progetti insomma, più lodevoli. Sì, diciamo che la nostra idea di questo concorso, che si è aperto la settimana scorsa fino al 30 maggio, nasce appunto dall'esigenza di dare un'alternativa a questo scempio, senza presunzione, nel senso che vogliamo dare la possibilità a tutti i professionisti del territorio, del paesaggio, di dare libero spazio alla loro fantasia per ridisegnare la viabilità di Pescara Sud, che vede come appunto arteria principale Viale Marconi, che è stata distrutta da questa nuova riqualificazione, se così la vogliamo chiamare, da parte dell'amministrazione. Ecco, tra l'altro si diceva prima, che speranze ci sono che queste idee vadano in porto? Tu mi spiegavi che comunque c'è un'altra via parallela in qualche modo di ricorsi che potrebbero addirittura a lungo andare nelle vostre aspirazioni bloccare questi lavori. Noi siamo convinti che questi lavori verranno bloccati, che sia per vie legali che sia per altre vie, in quanto le vie legali sono state intraprese e sono intraprese tuttora con altre appunto segnalazioni, però richiedono tempo. Noi ci portiamo avanti con questo concorso affinché i tre progetti che verranno premiati potranno essere presentati all'amministrazione nel momento in cui verranno bloccati questi lavori, e quindi bisognerà ridisegnare il tutto, perché noi siamo convinti che verrà ridisegnato il tutto. Questa città deve adeguarsi a un nuovo sistema di mobilità. È in grado di farlo? Io penso di sì, è una sfida importante. Certo, non possiamo pensare che Pescara si proietterà nel terzo millennio confrontandoci con le città migliori d'Italia, perché noi siamo una delle città migliori d'Italia, e continuando a parcheggiare in seconda fila, pensando di arrivare a fare la spesa trovando il parcheggio nessuno, di fronte al negozio. Questo non lo chiede nessuno. L'importante è trovare l'alternativa, no? Nel momento in cui io ti tolgo qualcosa, ti devo dare un'alternativa. Allora, l'alternativa è, se noi dobbiamo andare verso il mezzo pubblico, è il mezzo pubblico che funzioni. Ma noi ci abbiamo messo di più, perché quei parcheggi che stiamo ricavando e che abbiamo ricavato su Via Marconi saranno di più di quelli che abbiamo perso. Soltanto che qualcuno dovrà fare 5 minuti a piedi o 3 minuti a piedi rispetto a poter lasciare, a poter sperare di trovare un posto di fronte al negozio che nessuno mai trova, perché io sfido chiunque a dire io ho trovato ogni giorno il posto di fronte al negozio per fare la spesa.
E chissà mai se rotatoria dopo rotatoria si riuscirà a trovare un punto di incontro tra le parti o se si continuerà a girare in tondo con la speranza di potersi abituare e magari anche gradire la Pescara che sarà.